Allora, buongiorno, rubo giusto 2 minuti per una breve introduzione. Mi fa piacere che oggi si parli di questo argomento che sostanzialmente poi riguarda il modo col quale noi da cittadini accediamo ai servizi e le informazioni dei siti della pubblica amministrazione. Perché mi fa piacere? Perché è un tema sul quale lavoriamo da tempo come Formez, come Agid. Oggi abbiamo l'importante presenza del team digitale e quindi affrontare questi aspetti che poi in fondo sono legati alla qualità dei servizi web e al modo con quale si rende più facile l'accesso ai servizi online. Mi dà l'occasione anche di, come dire, di ricordare lavori fatti nel passato. In particolare ho recuperato, togliendo un po' di polvere, queste linee guida per la qualità dei siti web. Questo era un lavoro fatto con Agid, allora c'era ancora il DIT, il Dipartimento di Innovazione Tecnologica, sulla qualità dei servizi web, che comprendeva tante cose, comprendeva ovviamente accessibilità, usabilità, comprendeva la presenza di servizi, di dati, di strumenti anche di interazione col cittadino. Il tema di oggi, che sostanzialmente poi è quello di far avanzare le linee guida per il design dei servizi digitali, che come sapete non è totalmente nuovo, ma si è centrato all'inizio soprattutto sulla parte visiva dei siti pubblici. Molti siti pubblici si sono adeguati alle linee guida, guadagnando in termini di facilità d'uso, nel senso che se io passo dal sito del comune di Biella a quello del comune di Roma o del Dipartimento della Funzione Pubblica oppure quello del Formez, trovo una diciamo interfaccia, una dimensione della pagina, delle caratteristiche generali molto simili. Questo mi facilita anche in termini di tempi di apprendimento a navigare in un sito. E ancora di più, soprattutto se poi uso degli strumenti come gli smartphone, questi siti sono più leggibili, più consultabili, più navigabili anche attraverso delle device differenti, così come pure dal punto di vista della accessibilità, la qualità diciamo di rispetto delle indicazioni sull'accessibilità ai siti web è diventata più omogenea e più uniforme. Quindi sono importanti passi avanti. Oggi il team digitale ci presenta l'evoluzione di queste linee guida, quindi voglio finire dicendo che è un lavoro continuo, quindi è un impegno continuo della pubblica amministrazione a migliorarsi e oggi è importante perché facciamo un passo avanti. Chiederei a Lorenzo di attivare la sua webcam, abbiamo superato i 300 partecipanti, quindi direi che è il momento buono per entrare nel vivo di questo seminario online. Lorenzo? Attiva la webcam e il microfono. Grazie. Anche ti chiederei di presentarti brevemente in modo che un po' tutti ci conosciamo meglio. Microfono, Lorenzo. Lorenzo, non ti sentiamo, forse c'è il microfono disattivato. Scusatemi, ora dovremmo essere a posto, mi sentite bene? Ora parla forte. Sì, eccomi. Benissimo, buongiorno a tutti, sono Lorenzo Fabbri, mi occupo di design dei servizi e di contenuti all'interno del team della trasformazione digitale, di cui faccio parte da gennaio del 2017. E Designers Italia è uno dei progetti che ho fatto nascere insieme a Matteo De Santi. Oggi Designers Italia ha un team un po' più grande, non grandissimo, però diciamo che moltissimo è stato fatto
dal punto di vista dello sviluppo della piattaforma e del team. Moltissimo è ancora da fare, lo vedremo nella chiacchierata che faremo insieme oggi. Diciamo che, come ha detto giustamente Salvatore, Designers Italia non nasce dal nulla, nasce da un'esperienza che Agid aveva portato avanti con grande efficacia, legata alle linee guida principalmente, alla costruzione di un kit per lo sviluppo web di siti e servizi. Quando Matteo e io abbiamo avuto l'opportunità di far partire questo progetto, ci siamo posti due obiettivi per cercare di svilupparlo. Il primo obiettivo era quello di cercare di avere un approccio di community e di apertura, quindi abbiamo introdotto degli strumenti aperti di gestione del progetto. Quindi oggi Designers Italia è un progetto open source e basato su una open collaboration che permette a tutti di intervenire, partecipare e contribuire attivamente, e questo lo vedremo. Secondo aspetto su cui abbiamo lavorato molto è quello di cercare di passare da una prospettiva basata sul concetto di guideline, di linee guida, a una prospettiva che veda l'ingresso nel sistema del design basato e a partire dai kit. Che cosa sono i kit? I kit sono strumenti operativi che tutti noi usiamo ogni giorno per fare delle cose. I kit hanno caratteristiche diverse a seconda dell'ambito, del contesto. Ne vedremo molti oggi. Dal nostro punto di vista sono, diciamo, lo strumento più efficace che possa permettere alle persone della pubblica amministrazione e ai designer di dialogare e di lavorare insieme allo sviluppo dei servizi. Accanto ai kit e alle linee guida, Designers Italia affianca un blog. A che cosa serve questo blog? Molti ci hanno chiesto, bene, esistono delle linee guida, esistono dei kit, ma come facciamo a svilupparli, a realizzarli, ad utilizzarli in pratica? Ecco, il nostro blog serve proprio a questo, a mostrare degli esempi concreti di applicazione delle linee guida e dei kit ai diversi ambiti del design dei servizi. Il progetto è nato in modo coerente rispetto a quello che è il piano e, diciamo, gli obiettivi del team della trasformazione digitale, concentrarsi su poche e selezionate iniziative che possano rappresentare a tutti gli effetti una caratteristica di infrastrutture che permettono di abilitare una nuova generazione di servizi digitali. Quindi Designers Italia è uno dei progetti che è seguito direttamente dal team della trasformazione digitale in collaborazione con Agid. Uno spazio per Designers Italia è previsto anche nel piano triennale dell'informatica nella pubblica amministrazione. Il capitolo 6 o 7, 7 probabilmente, racconta i principi del design dei servizi, introduce gli strumenti della trasformazione digitale, dà spazio a Designers Italia come luogo in cui si definiscono gli standard e in cui si fa community sul tema del design. Questa è Designers Italia. Come vedete, da subito abbiamo introdotto alcuni aspetti. Abbiamo introdotto, diciamo, il tentativo di lavorare con il linguaggio per far capire da subito che il linguaggio e il design possono fare la differenza nel rapporto tra i cittadini e la pubblica amministrazione. E su un aspetto altrettanto importante per noi, che è la centralità dei servizi. A noi non piace parlare tanto di siti web e di portali, ci piace molto di più parlare di bisogni delle persone e di servizi ad essi collegati. Quindi la centralità dei servizi, identificazione dei bisogni, è per noi un punto di riferimento molto forte. Questo aiuta in genere anche a prioritizzare molto le cose in un contesto che è molto complesso, come quello della pubblica amministrazione, in cui, come sappiamo, molto spesso ci si ritrova ad avere risorse scarse e a dover lottare con districandosi tra molte priorità diverse. Diamo subito un'occhiata ai kit, così capiamo di che cosa stiamo parlando. I kit di design coprono i diversi aspetti di quello che nel mondo dello human centered design essenzialmente va dallo spazio della user research fino alla prototipazione, fino alla realizzazione pratica dei servizi. Quindi qui abbiamo tre mondi, che sono capire, ideare e fare, in cui vediamo una serie di kit, diciamo, appesi e collegati. Il mondo della comprensione e quindi della ricerca, in questo momento è popolato da quattro kit. Test di usabilità, ad
Abbiamo incorporato attraverso una collaborazione che si sta rivelando molto proficua e interessante con tutto il mondo dell'igloo e di funzione pubblica, tutto il tema dell'usabilità. Abbiamo affrontato il tema della relazione con gli stakeholder, perché il design inizia nel momento in cui si incominciano a progettare i servizi, non nella fase di realizzazione, quindi il tema di gestire e fare lavorare insieme le persone a tutti i livelli per contribuire ai servizi fondamentali, le user interview e i kit di web analytics. Poi abbiamo un'area invece che è più legata al mondo della prototipazione, dove si studiano che cosa fanno, che cosa vogliono le persone attraverso metodologie diverse che spaziano dalle user stories ai workshop. Infine, nella parte bassa vedete l'area del fare, dove ci sono una serie di kit più pratici, che partono dal wireframe kit per prototipare, alla UI kit e al content kit per realizzare sostanzialmente le interfacce. E poi c'è uno spazio anche per la SEO, quindi l'ottimizzazione. Poi magari entreremo più nel merito almeno di alcuni di questi kit. Andiamo oltre. Che cos'è un design system? È una parola che si utilizza molto oggi, e soprattutto in ambito pubblico, ma in tutte le grandi organizzazioni, perché effettivamente è il modo in cui si fa oggi design nelle grandi organizzazioni. Quindi la figura della visione che, diciamo, del designer come, diciamo, l'individuo che va, affronta un progetto e lo realizza al suo meglio, è una visione un po' superata. Oggi tutte le grandi imprese lavorano in termini di design system, cioè alla costruzione di un sistema coerente, fatto di componenti differenti, su cui poi discuteremo, che permette, diciamo, in modo consistente di affrontare una gamma di servizi e di realizzarli, a seconda ovviamente dell'attività di cui si occupa quella organizzazione. Design system non è però, come a volte, soprattutto nell'ambito del design, si tende a, semplificando, si tende a dire un insieme di simboli. Per noi in realtà è un insieme di valori, di strumenti, e naturalmente di persone che queste cose fanno e realizzano. E quindi queste parole chiave rappresentano un po' la sintesi di quello che è stato il percorso di questo anno e che ci ha permesso di mettere a fuoco che cos'è un design system per la pubblica amministrazione. Si spazia da concetti come la trasversalità, per esempio prendiamo contamination, ad aspetti come data driven, cioè l'idea che alla fine bisogna parlare la lingua dei dati e costruire design partendo dai dati. Il tema dell'efficacia, che è un tema, come sappiamo, assai rilevante nel mondo della pubblica amministrazione, dove spesso è difficile portare avanti un orientamento ai risultati, perché chiaramente le procedure e le norme tendono a essere l'aspetto più rilevante. Il tema della tecnologia. E poi anche direi, aggiungerei il tema della determinazione. In che senso? Determinazione è la parola con cui ci ha salutato il Presidente del Consiglio quando l'abbiamo incontrato a febbraio, in cui abbiamo parlato di progetti di trasformazione digitale e anche di design, ed è effettivamente quello di cui c'è tanto bisogno per riuscire a portare avanti dal punto di vista operativo i progetti tecnici e fare in modo che si costruisca uno strato di servizi efficaci che poi possa essere messo a disposizione per migliorare di fatto l'efficacia dei servizi. Bene. I principi si trasformano in pratica. Qui vediamo il tema dell'efficacia, nel senso che, per esempio, una delle cose che Designers Italia fa non è solo produrre kit e linee guida, ma è fare progetti, realizzare servizi. Per esempio, questo è uno dei progetti in cui siamo coinvolti ed è il progetto per la realizzazione di un nuovo modello di siti delle scuole. E questo è un contesto di workshop che presuppone ovviamente la realizzazione di un prototipo a cui abbiamo iniziato a lavorare. Questo per dire che nel momento in cui si costruisce un design system è fondamentale alimentarlo con esperienze e progetti concreti. E spesso collaboriamo con pubbliche amministrazioni di categorie e tipologie diverse per mettere in piedi questi progetti. Eccoci, qui vediamo un po' più in dettaglio le caratteristiche dei kit. In parte li abbiamo visti in precedenza, adesso non mi dilungherei troppo sulle cose, ci terrei però a dire uno o due elementi. Il primo è che è importante ed è fondamentale costruire uno spazio per dare centralità al cittadino attraverso degli strumenti semplici, perché il design prevede l'utilizzo di strumenti molto pratici, quindi anche l'attività di ricerca è sempre vista come attività funzionale alla realizzazione di qualcosa.
E poi l'aspetto dell'esplorazione, ideare. Il design porta un concetto, il concetto della prototipazione, quindi l'idea che alla fine sia fondamentale far discutere, far confrontare le persone sui prototipi, cambiare questi prototipi, modificarli, lavorare in modo iterativo per convergere verso delle soluzioni di servizi che siano più efficaci rispetto a quello che accade oggi. E l'area del fare, che ovviamente diciamo, è l'area su cui si scarica a terra tutta la potenza di tutto ciò che accade nelle fasi precedenti, ma è anche un'area molto delicata in cui ci sono delle competenze specifiche come il design delle interfacce e lo sviluppo software che entrano in campo. E oggi è impossibile pensare di sviluppare servizi senza avere competenze di tecnologia. Quindi tecnologia e design dialogano. E dal nostro punto di vista la multidisciplinarità è l'elemento che restituisce valore a tutto il sistema. Quindi un profilo tecnico basato sulle competenze in questi progetti, dialogo tra designer e developer per lo sviluppo dei servizi. Questo lo dicevo all'inizio, non c'è bisogno di tornare su questo argomento, volevo solo dirvi che sul sito esiste, diciamo, una pagina che abbiamo creato appositamente che si chiama Come lo uso, che permette di iniziare a utilizzare il design system di Designers Italia. Quindi chi è curioso, chi vuole iniziare a utilizzarlo, capire come funziona, può partire da questa pagina e iniziare a fare dei percorsi. Naturalmente uno degli obiettivi di Designers Italia è diffondere l'adozione di pratiche di design all'interno della pubblica amministrazione. Questo in una realtà come quella italiana in cui esistono 22.000 diverse amministrazioni in cui la pluralità e la complessità del sistema spesso travolge ogni cosa è fondamentale perché in definitiva permette di evitare di dover reinventare ogni volta la ruota. Questo è un grande problema di spreco di risorse, ma soprattutto anche di difficoltà a essere efficaci, perché molte volte i professionisti si ritrovano a dover realizzare delle cose che sono state realizzate da altre parti. Quindi, da questo punto di vista, un design system permette di fatto di avere un ambiente, uno strumento di lavoro comune in cui tu puoi prendere delle cose che sono state fatte da altri e usarle per i tuoi obiettivi. Altro aspetto è valorizzare il tema del design dentro e fuori la pubblica amministrazione, perché siccome c'è un grande bisogno di design, bisogna fare in modo anche che i designer dei servizi trovino e le agenzie e i professionisti trovano delle modalità operative per poter partecipare e contribuire ai progetti. Per esempio, il tema delle scuole di cui vi parlavo poco fa è stato gestito realizzando una gara dedicata esclusivamente al design e il capitolato con cui abbiamo costruito questa gara, per esempio, verrà messo in community a disposizione di tutti. Poi ci sono ovviamente diversi altri strumenti di procurement che si possono utilizzare e essenzialmente l'obiettivo è quello di facilitare l'accesso ai servizi di design e anche lo sviluppo di competenze interne, ovviamente. Designers Italia prova a essere un polo di designer che realizzano, o un network di designer che realizzano servizi. Quindi il nostro obiettivo è anche partecipare o contribuire direttamente a progetti della pubblica amministrazione. Efficacia, scalabilità e sostenibilità sono dei valori che viaggiano e devono viaggiare tutti insieme. Designers Italia fa tre cose diverse tra di loro. Uno è creare nuovi servizi. Questa è una casistica, se vogliamo, più rara, ma naturalmente molto rilevante, che è quella di costruire di fatto da zero dei servizi. Poi c'è il tema della riprogettazione di servizi esistenti. Spesso significa lavorare su processi che già sono stati scritti, riorganizzarli e ridefinirli e realizzare delle esperienze che alla fine sono quasi sempre multicanale, cioè prevedono di fatto che al digitale dialoghi in modo efficace con le esperienze sul territorio, sullo sportello, dentro gli uffici della pubblica amministrazione. Poi c'è un terzo spazio che naturalmente riguarda i temi di ottimizzazione, perché uno degli altri fronti su cui è bene porre l'attenzione è che i servizi non è che si rilasciano e poi esistono, i servizi devono essere organizzati per migliorare nel tempo. Come si migliora nel tempo un servizio? Attraverso delle tecniche che possiamo sintetizzare in cicli di ottimizzazione dei servizi che permettono di fatto
coinvolgendo gli utenti in test di usabilità, lavorando sul miglioramento delle interfacce, concentrandosi sugli obiettivi e quindi usando per esempio Web Analytics per capire effettivamente che cosa le persone vogliono, che cosa cercano, di fatto ha l'obiettivo di rendere, diciamo, di ottimizzare i servizi e quindi avviare dei percorsi di miglioramento, continuo. Andiamo avanti. Competenze e metodo di lavoro. Il primo aspetto è la trasversalità. Questo sappiamo che è un tema, diciamo, caro da affrontare al mondo della pubblica amministrazione, che per motivi ovvi spesso segue, persegue, diciamo, un'organizzazione di tipo principalmente, diciamo, verticale. E quindi uno degli aspetti fondamentali nei progetti è la trasversalità, quindi incoraggiare la trasversalità, il confronto tra gli uffici, il confronto tra i professionisti. E l'aspetto della multidisciplinarità, citavo prima il dialogo tra designer e developers. Un modo per farlo in modo pratico è utilizzare i cosiddetti collaboration tool che noi, diciamo, usiamo e proponiamo, strumenti anche semplici che permettono di avere dei flussi di lavoro di tipo collaborativo basati sul digitale. Usiamo Slack, usiamo Trello, usiamo GitHub, usiamo Sketch. Che è un tool per il design, sviluppando le sue componenti di tipo collaborativo. L'approccio data-driven abbiamo detto. Dei principi di progettazione penso che sia bene sintetizzare, diciamo, quanto abbiamo detto finora, che, diciamo, sono gli aspetti di base del lavoro di un designer, che è comprensione delle esigenze, esplorazione delle soluzioni possibili. Naturalmente nell'ambito di cui ci si assicura di lavorare su cose che siano prioritarie, questa è una grande responsabilità anche della pubblica amministrazione, concentrarsi sulle cose che servono davvero ai cittadini. E poi l'aspetto del miglioramento continuo delle soluzioni adottate, quindi non mollare le cose per lanciarsi su nuovi progetti, ma cercare di stare sulle priorità, concentrarsi sui servizi più importanti e lavorare per migliorarne l'efficacia costantemente. Diciamo, meglio una minore proliferazione di attività e iniziative e la concentrazione sulle cose che contano davvero. Il rischio, se no, è di mettere in piedi tante cose che si fa fatica a seguire, che risultano essere poco efficaci e che di volta in volta poi possono essere abbandonate e non presidiate per ovvi motivi. Questo è un esempio di kit, vediamolo nel dettaglio. Questo è un esempio di workshop, di co-design, quindi una situazione in cui quando si decide di rifare un servizio, si cerca di mettere intorno a un tavolo le persone che contano, diciamo, e che hanno interessi relativi a questo servizio. Questo non riguarda naturalmente solo l'amministrazione che questo servizio lo eroga, ma può coinvolgere ovviamente diversi attori a diversi livelli. L'esperienza inglese ci racconta, restituisce una curiosità, che secondo me è più che una curiosità, secondo me è un esempio, diciamo, di grande, io credo, efficacia ed interesse rispetto al loro approccio. GovUK porta avanti il modello secondo cui i servizi inglesi, quando vengono sviluppati, vengono testati coinvolgendo il ministro responsabile diretto di quel tipo di servizi. Ecco, alla fine portare concretamente le persone a tutti i livelli a confrontarsi con le cose pratiche, con i servizi, le loro caratteristiche e i bisogni dei cittadini può solo restituire valore. Che cosa c'è dentro questo kit? Che chiunque si può scaricare e usarlo e giocare, naturalmente con questa cosa. Un esempio di agenda per organizzare un workshop, dei fogli di lavoro per descrivere le persone, strutturare una system map, analizzare uno user journey, quindi sostanzialmente per chiedersi come un cittadino utilizza un servizio. E un esempio di card sorting per mettere in evidenza quali sono effettivamente gli argomenti più interessanti legati a quel servizio. Come si può usare? Qui vedete un esempio del modo in cui noi lo abbiamo usato per un progetto che è il nostro SPID, organizzando un workshop di co-design, abbiamo messo intorno a un tavolo persone diverse, e operative, stakeholder, ne è uscita una lista di priorità e di problemi visti dal punto di vista del cittadino. Naturalmente, a questo modulo corrispondono evidentemente anche delle linee guida, quindi dei documenti che spiegano il processo del service design. E poi esiste una carrellata di esempi concreti di come si possono applicare. Quindi uno si può leggere i casi e capire nei diversi ambiti come sono stati già applicati e di volta in volta come si possono applicare.
Come partecipare a Designers Italia? Usare le risorse di Designers Italia è la prima cosa. Quindi quando si fanno cose che hanno a che fare con l'impostazione o la ridefinizione di un servizio, un po' di attività di ricerca con gli utenti, la prototipazione e la realizzazione di un servizio, utilizzate i nostri kit. Utilizzate i nostri kit, restituiteci dei feedback per poterli migliorare e metteteli veramente in campo per fare le cose di cui vi state occupando. Testateli e restituiteci delle informazioni. Noi cercheremo di aiutarvi. Ci trovate sempre online sui nostri strumenti, ci trovate su Slack, ci trovate su forum, ci trovate nei diversi ambiti in cui sulle nostre piattaforme, se avete bisogno, potete fare una domanda e vi rispondiamo. Quindi il tema del supporto lo stiamo già realizzando e questo innesca già dei casi molto interessanti in cui le amministrazioni ci chiedono cose, noi interveniamo, rispondiamo e le risposte restano a disposizione di tutti. Questo fa la differenza, crea valore per tutti. E Alimenta Design System. Naturalmente questo riguarda un aspetto strategico per la pubblica amministrazione. Tanti progetti possono alimentare il design system. Ovviamente lo può fare la pubblica amministrazione, la può fare ovviamente i fornitori, i partner della pubblica amministrazione. C'è un modo di lavorare strutturato che di fatto è previsto nel protocollo di adozione delle linee guida che permette quando realizzi un progetto a contribuire concretamente ad alimentare il sistema a livello centrale. Quindi qualsiasi progetto dentro la pubblica amministrazione può costruire dei pezzi del design system del paese. Questa è una cosa che deve anche e può riempire di orgoglio tutti quelli che lavorano ai diversi servizi. Abbiamo uno spazio di condivisione delle esperienze, come vi dicevo, e questa è un'altra modalità di interazione. E abbiamo una roadmap che è pubblicata sul sito di evoluzione del progetto, che naturalmente si muove con un versionamento e una logica che prevede un'evoluzione continua. Poi, nelle prossime sessioni, Daniela De Blasis vi racconterà gli aspetti di collaborazione intorno alla parte di user interface e anche, diciamo, la logica del miglioramento continuo di un progetto. E Claudio farà la stessa cosa sul tema dell'usabilità, in modo da darvi due aspetti concreti, due esempi di concreti di come le linee guida e i kit insieme possono essere utilizzati su qualsiasi progetto. Bene, io ho concluso. Questa è Designers Italia. Abbiamo una newsletter, abbiamo ovviamente una serie di canali social. Seguiteci se siete interessati, utilizzate i nostri strumenti per fare domande. E noi siamo a disposizione. Vedo che ci sono già delle domande e credo di Sì, avere Lorenzo, forse. proporrei subito qualcuna di queste domande, però consentimi di fare un intervento, visto che c'è stata un po' di polemica nella chat sull'uso dei termini inglesi. Qui è vero che anche io personalmente sono per limitare per quanto possibile l'uso di termini non italiani, ma qui stiamo parlando a una comunità di sviluppatori, cioè persone che dovrebbero studiare su manuali in inglesi e certi termini è più facile dirli in inglese che mettersi a tradurle con forme autarchiche. Quindi mi sembra una polemica un po' inutile e sterile. Mi sembra invece più importante concentrare l'attenzione sugli aspetti di sostanza. Si sta facendo un passo in avanti molto importante, che è quello di costruire una comunità di chi sviluppa siti web per la pubblica amministrazione, quindi una forma, si può dire, anche di apprendimento condiviso e collaborativo. Quindi stiamo un po' sugli aspetti di sostanza, senza discutere troppo degli aspetti di forma. Da questo punto di vista ci sono delle domande, ma ne faccio subito una io a Lorenzo, siccome seguo particolarmente gli aspetti legati alla formazione e mi sembra molto importante questa proposta di collaborazione che fate. Mi chiedevo se avete pensato anche a delle attività di formazione online che in qualche modo accompagnano questo processo di partecipazione. Sì, grazie Salvatore. Confermo sul tema della lingua, naturalmente non c'è nessuna volontà, diciamo, di portare parole straniere nel nostro contesto, ma è il fatto che questi termini non hanno obiettivamente una traduzione nel linguaggio comune e operativo dei professionisti. Di
quindi ci troveremo a doverli inventare e a provare ad affermarli, cosa che non rientra tra i nostri compiti. Per quanto riguarda l'aspetto della formazione, chiaramente noi le vediamo le due cose molto legate, cioè abbiamo costruito un progetto che utilizza le piattaforme, e quindi il forum, GitHub e altri strumenti come Slack, per poter offrire supporto costante all'adozione delle linee guida. Poi le stiamo facendo adottare, adottando, usando i kit direttamente. Questo dovrebbe costruire un nucleo di persone, lo sta già accadendo, che non siamo solo noi, ma sono diversi altri partner che lavorano sui progetti, che iniziano a utilizzare concretamente le linee guida. Poi, contestualmente si possono fare iniziative come questa, e anzi ne approfitto per ringraziare Formez per la bella iniziativa, per cercare di attivare di volta in volta una discussione, un po' di formazione su aspetti specifici anche di questo design system, che come abbiamo visto è un tema molto largo e ampio. Per esempio, uno degli argomenti su cui stiamo lavorando e su cui non siamo ancora pronti in questo momento è il tema dei contenuti e il tema dei documenti, su cui stiamo realizzando un kit su cui abbiamo costruito una piattaforma per la gestione dei documenti che si chiama Docs Italia. Questo potrebbe essere uno degli argomenti di approfondimento di un modulo specifico come questo. Quindi lo lancio già come proposta, se ci dovesse essere uno spazio, la possibilità per farlo o per studiare iniziative analoghe, credo che mi piacerebbe poi su questo anche capire, ricevere e analizzare un po' i feedback della comunità a partire da oggi. La nostra disponibilità c'è, naturalmente noi siamo pochi, abbiamo un approccio molto operativo, però onestamente formule come queste in cui un'ora di tempo si riescono a raccontare tante cose, credo che possano essere molto efficaci, non distogliere tanto dalle attività operative che abbiamo. Grazie. Lorenzo, c'è una domanda che secondo me è interessante e molti l'hanno un po' sostenuta da parte di Giorgio Allevi, che dice: considerando tipologie simili di PA, scuole, comuni, sarebbe più logico avere un'unica piattaforma nazionale tramite la quale la singola PA possa creare il proprio sito tramite queste modalità SaaS. Si avrebbero diversi vantaggi, layout simile, sicurezza informatica. Mi sembra che voi presentate un caso che è proprio quello delle scuole. A questo aggiungerei anche che proprio la settimana scorsa abbiamo fatto anche un webinar dedicato al riuso, nel quale una domanda analoga è emersa. Quindi possono essere, come dire, più forme di diffondere degli standard. Tu che pensi, Lorenzo? Sì, sono d'accordo, esistono diverse forme e non sempre bisogna avere un approccio unico a tutte le tipologie di problemi e di problematiche. Allora, se prendiamo temi come siti dei comuni e delle scuole, la mia opinione è che essenzialmente in Italia, in questo momento, come sapete, diciamo, il grosso dei siti web sono i siti dei comuni e delle scuole, contano circa 2/3 dei siti della pubblica amministrazione, lo dico, diciamo, con un po' di approssimazione. Chiaramente, la voglia di standardizzare o di costruire una piattaforma unica è chiaro che emerge periodicamente, può essere una delle strade da percorrere. Naturalmente presuppone che ci sia un team centrale molto forte in grado di gestire questa piattaforma e di tenere conto di tutte le esigenze che arrivano dal territorio. Però ancora prima di arrivare a un'ipotesi invece ci sono altri modelli alternativi che prevedono ovviamente un utilizzo sul territorio di componenti che possono essere temi, possono essere template, possono essere plugin software che vengono realizzati a livello centrale e quindi realizzano la stessa cosa, cioè danno una mano alla periferia senza bisogno di avere il sito già fatto. Quindi sono strategie diverse. In entrambi i casi, però, c'è bisogno di modellizzare queste esperienze, questi modelli di attività, di servizi e di contenuti. E questa cosa va fatta comunque e in Italia non è ancora stata fatta a livello, diciamo, centrale e noi stiamo iniziando a farla. Quindi sulle scuole essenzialmente stiamo costruendo un prototipo di sito delle scuole. Ho visto che c'è una domanda che dice se stiamo lavorando in collaborazione anche con Porte Aperte sul Web. Porte Aperte sul Web è uno degli attori che partecipa a questa fase di ricerca e di prototipazione perché loro sono uno dei soggetti, diciamo, che hanno delle soluzioni open source per le scuole
L'obiettivo è costruire un modello, un prototipo comune che poi possa tradursi in strumenti, diciamo, operativi e che possa dare alle scuole la possibilità di prendersi un modello standard, costruito sulla base dei bisogni delle persone, mappati però facendo ricerca quantitativa, facendo ricerca qualitativa. E in questo momento stiamo facendo delle batterie di focus group e di interviste in tutta Italia. Stiamo per fare partire una ricerca quantitativa con 4.000 questionari, quindi costruendo però un po' di informazioni solide su che cosa fanno le persone, di che cosa hanno bisogno le famiglie e che cosa fanno i bambini a scuola e quali sono le necessità dei genitori. Grazie Lorenzo, io direi di andare avanti, ci sono altre domande, però magari anche Daniela De Blasis, al quale chiederei di attivare la webcam, magari risponde nel suo intervento, quindi date un'occhiata sempre alla chat delle domande e comunque avremo degli spazi per delle risposte successive. Prego Daniela. Ok, mi vedete, mi sentite? Perfetto. Ti sentiamo perfettamente. Lorenzo, puoi disattivare la webcam. Buongiorno a tutti, sono Daniela De Blasis, sono una dipendente Agid in comando, collaboro con il team per la trasformazione digitale al progetto Designers Italia. Mi occupo di design di interfacce e partecipo alla costruzione dello UI Kit. Come molti di voi sapranno, UI è un acronimo per User Interface, appunto. Cos'è lo UI Kit? È una libreria di componenti grafici per il web, che significa è un kit di componenti quali bottoni, menu, galleries di foto, di immagini, forme di registrazione, eccetera. Insomma, tutti quegli elementi che servono a costruire una pagina web, a comporre un sito, un'applicazione mobile. Un altro kit è il Web Toolkit in associazione allo UI Kit. Il Web Toolkit non è altro che la traduzione in codice sorgente di quanto disegnato nello UI Kit, ossia per ogni componente disegnato esiste un pezzetto di codice che permette di far vivere quel componente all'interno del web. Quindi chiaramente per centinaia, cioè lo UI Kit è composto da centinaia di componenti, quasi più di 300, sono ancora in fase di costruzione e per ognuno di questi, come vedete qui, nella slide, ci sono stringhe di codice. Ma a che cosa serve? Dunque, lo scopo fondamentale è la costruzione di prototipi ad alta definizione come quelli che vedete qui. Queste sono due applicazioni per mobile che diciamo ancora non sono online, speriamo lo saranno presto, e permettono appunto di capire come funzionerebbe un sito. Dunque, ma perché si usa uno UI Kit? Dunque, non è un sistema, perché è un sistema flessibile ed adattabile, nonché anche personalizzabile da parte di una pubblica amministrazione. Che cosa significa? Che questi componenti hanno uno stile che è adattabile a quello proprio di una pubblica amministrazione, che ha magari una propria identità, ma nello stesso tempo, insomma, possono essere utilizzati tutti i componenti che servono per costruire un layout che ha determinate esigenze. Cioè non è pensabile di costruire un layout unico per tutta la pubblica amministrazione, né tantomeno 20.000 tipi di siti web. Chiaramente ci sono dai comuni piccoli ai comuni più grandi, alle autorità di idrografiche, alle camere di commercio e così via. Quindi, diciamo, l'esigenza è stata quella un po' di creare un sistema, come dire, adattabile, che ha una logica un po' come quella dei pezzi dell'IKEA, nel senso che
ogni componente è stato disegnato per un determinato scopo, cioè per costruire un prodotto finale che fosse usabile. Quindi praticamente tutti questi pezzi sono stati progettati per fare in modo che ciò che viene fuori contribuisca alla buona esperienza dell'utente che naviga. Un altro aspetto legato a quelli che sono i vantaggi dell'esistenza e dell'uso di uno UI kit è sicuramente la coerenza. Dunque, spesso diciamo, il sito di una pubblica amministrazione, ma anche insomma, di aziende private, è costituito da innumerevoli pagine, nonché anche insomma, rimandi ad altri siti. O a network di siti che fanno parte di una stessa pubblica amministrazione. Spesso succede che all'interno di uno stesso sito ci sono bottoni, comunque call to action, che presentano stili molto diversi tra di loro. Non solo gli stili, ma anche stili grafici, ma anche ad esempio tipografie differenti, uso di griglie diverse a cui agganciare gli stessi componenti. Quindi, avere a disposizione un kit bello e pronto serve ad evitare un po' tutto questo caos. Quindi ad evitare conseguentemente che l'utente che cambia pagina in qualche modo non si trova spiazzato, insomma, perché il must della navigazione qual è? È navigare senza pensare troppo. Poi andiamo avanti. Dunque, un altro aspetto che è fondamentale da tener conto è il rispetto dei principi di visual design. Qui vi faccio un esempio perché parlare di visual design diciamo, è un mondo vastissimo. Vi faccio l'esempio della gerarchia visiva. Che cosa significa gerarchia visiva? Significa costruire le pagine in modo tale che l'utente sia guidato dal design a focalizzare prima alcune cose e poi altre. Quando non c'è questa gerarchia, che succede? Che l'occhio gira a vuoto, non riesce a fermarsi, l'utente non sa cosa deve fare, bisogna leggere ogni rigo presente nella pagina. Tra l'altro esistono delle strumentazioni che analizzano lo sguardo dell'utente e i pattern che vengono a crearsi da questa analisi, i pattern di navigazione, diciamo, vengono studiati dai designers proprio per migliorare costantemente appunto, il layout di una pagina e fare in modo che l'utente insomma, venga guidato e non trovi intoppi. Oggi si incappa spesso in questo errore, ad esempio quando tutti vogliono stare in home page, quando tutti i dipartimenti vogliono inserire i propri progetti in prima pagina. L'effetto che si ha è esattamente l'opposto. Ma di fatto qua, come vedete nell'esempio della slide, nell'esempio a sinistra, quello con la palettina del no, ci sono tutta una serie di componenti in azzurro, nonché testi in evidenza, per cui l'occhio non sa effettivamente su quale fermarsi per primo. Nell'esempio di destra, invece, c'è uno studio di gerarchia. Per cui i primi due elementi che io vado a vedere sono innanzitutto confermi il pagamento e poi la call to action conferma e paga in azzurro, perché questo tipo di colore è molto più luminoso del grigio e conseguentemente ha la capacità di attirare lo sguardo dell'utente. Quindi diciamo qui c'è sia una gerarchia in termini di dimensioni che in termini di utilizzo di stili e colori. Quindi in questo modo io so quali sono le cose fondamentali che devo fare e poi se voglio approfondire vedo tutto il resto. Quindi questo insomma per farvi capire che
questi componenti. Il kit è stato studiato anche in funzione di questi aspetti qui. Di fatto, nel kit ci sono ad esempio 6 livelli di titolazioni, da più importante al meno importante, così come 4 livelli di bottoni, sempre da più al meno importante. In questo caso ci sono 2 livelli, un blu e un grigio, proprio per i motivi di cui ho detto prima. Dunque, ecco, lo UI Kit diciamo, noi abbiamo costruito una roadmap di circa 300 componenti, come vi dicevo prima. È una roadmap pubblica e ognuno di questi ha molteplici variabili. E la stiamo costruendo anche in collaborazione con altre persone. Questo perché è un progetto open source, chiunque insomma, è condiviso e aperto alla partecipazione di tutti. È sempre in evoluzione sia per i componenti che già sono stati disegnati, sia per quelli ancora da disegnare, non solo, ma anche da costruire a livello di codice. Abbiamo studiato pertanto un preciso workflow per coloro che vogliono collaborare, proprio perché è necessario utilizzare anche determinati software per comporre questi elementi. Nello specifico, lo UI Kit è stato costruito con Sketch, che ci permette la gestione di innumerevoli componenti e anche l'aggiornamento. Significa che se si costruisce si lavora su più file diversi, questi file possono essere automaticamente aggiornati, se cambia la libreria di base, insomma. Tutti i processi di lavorazione sono condivisi, quindi sia dal progetto nella sua interezza, sia a livello di microtask. Lo UI Kit, ad esempio, è presente nel repository di GitHub, dove chi vuole condividere può aprire una discussione, ed è visibile su una piattaforma di collaborazione che si chiama InVision, che è che vedete nelle slide. Quello che vedete nelle slide sono delle artboard di lavorazione, e chi vuole può commentare i singoli pezzi, che non solo sono, diciamo, presentati a livello grafico visivo, ma ci sono anche delle indicazioni pratiche su come utilizzare questi pezzi in un layout. Dunque, approfondimenti in materia del kit sono sul blog di Designers, di cui parlava Lorenzo prima. In questo caso, quindi, le basi del UI Kit, come usarlo, come usare le griglie. E in corrispondenza c'è il corrispettivo delle linee guida, così come per il service design c'è anche per l'interface design, dai principi generali fino a quelli che sono i componenti. Nello specifico c'è tutta la sezione relativa alla tipografia, all'uso dei colori, a come va costruita una palette, ad esempio, e così via. Dunque, ecco, una cosa fondamentale che ci tengo anche a ripetere e ribadire è che insomma, tutto questo materiale che è presente in Designers Italia, quindi anche tutti questi kit, non devono essere considerati, cioè devono essere recepiti in modo tale che siano tenuti in considerazione ai fini di creare un buon prodotto finale che sia utile al cittadino e sia usabile. Per questo, insomma, è necessario che, quando si indice, si fa un bando di gara, quando si affida a una società esterna la realizzazione di un sito o di un'app,
è necessario che queste, insomma, agenzie utilizzino questi strumenti. Questa è, diciamo, l'idea di base di un design anche collaborativo che, come anche diceva prima Lorenzo, serve a dare una risposta a quel bisogno di design della pubblica amministrazione italiana. Io direi di Prendiamo qualche domanda. aver concluso. Sì, se c'è qualche domanda. Bene, dovreste sentirmi ora. E ho visto che ci sono alcune domande e una delle ipotesi era dedicare appunto questi 5 minuti a iniziare ad affrontarle. Lo faremo io e Daniela insieme, utilizziamo lo stesso computer. E le leggo, diciamo, insieme. Se vogliamo possiamo partire da alcune cose che avevo visto prima scorrere. Ce n'era una che era essenzialmente legata ai siti delle biblioteche. Ora, quello che volevo dire con chiarezza è questo, che nel momento in cui si costruisce questa cosa che noi chiamiamo UI Kit e poi Web Toolkit, esiste un modello di sito web della pubblica amministrazione ed esiste un insieme di componenti, cioè di pezzi di interfaccia, per capirci, che possono essere utilizzati per comporre qualsiasi tipo di sito o di servizio. Il che vuol dire che quando si deve tirare sul sito di una biblioteca si può partire da lì. Poi naturalmente ci può essere una quota, anzi sicuramente ci sarà una quota di specificità che il designer che lavorerà sul progetto andrà a coprire. Perché ovviamente ogni modello di sito, ogni tipologia di cosa ha le sue specificità. Il nostro obiettivo non è eliminare le specificità, perché nei dettagli e nelle specificità c'è il valore per le persone. Il nostro obiettivo è che il 70% di robe comuni un designer se le possa prendere utilizzando lo UI Kit, il Web Toolkit e il modello di sito esistente. Quindi in alcuni casi ci saranno, diciamo, dei modelli più avanzati per le cose più grandi, tipo i siti delle scuole, che ovviamente sono, diciamo, se vogliamo, un tema estremamente rilevante e ampio, no? Poi magari chissà, in futuro ci potrà essere un modello dei siti delle biblioteche, non lo vorrei escludere a prescindere, però già oggi chi deve fare il sito di una biblioteca può utilizzare Designers Italia, può utilizzare lo UI Kit, può utilizzare il Web Toolkit e dirò di più, può anche darci una mano facendo in modo che alcune cose specifiche che vengono create vengano poi riportate all'interno dei kit. Vedo naturalmente ci sono domande che riguardano i CMS. Naturalmente lo UI Kit è indipendente rispetto alle tecnologie. Lascerei dire qualcosa su questo a Daniela, cioè sul fatto che noi abbiamo portato avanti questo modello che prevede che ci sia uno strato di design che chiamiamo UI Kit e diciamo un strato di diciamo più tecnologico che chiamiamo Web Toolkit che poi si vada ad integrare. Daniela, se vuoi, guarda. Allora, sì, dunque lo UI Kit è la parte grafica che, diciamo, attraverso la piattaforma di InVision, diciamo, questa parte grafica può essere estrapolata in pezzetti di codice perché InVision dà questa possibilità. Questa è una strada. L'altra è utilizzare il Web Toolkit, che è appunto un kit già pronto, che è già la traduzione di questi elementi di design, ed è sviluppato in Bootstrap 4 per il momento. Siamo in una fase iniziale, speriamo, insomma, nel giro di un paio di mesi di aver terminato il progetto. Sì, non vedo, Perfetto. vediamo se ci sono Poi altre leggiamo altre domande. domande, forse ce ne sono. Allora, per Daniela vedo, allora, dunque. Allora, quindi, il tema dei CMS, diciamo, un po' abbiamo risposto, direi. Mi sa che collabora tra colleghi della stessa PA. Poi c'è un incoraggiamento, diciamo, alla collaborazione. Quindi all'idea che effettivamente si possa lavorare insieme. E in effetti,
Diciamo che la collaborazione che noi proponiamo non è generica, ma è operativa, perché alla fine il tema vero che noi poniamo è creare un modello per cui effettivamente un designer o un professionista, ma anche un funzionario della pubblica amministrazione a diversi livelli del sistema si scarica dei materiali, li utilizza e poi può dare dei feedback e può anche contribuire ad arricchirli e ad alimentarli. Quindi questo lo confermo. E confermo anche che se riusciamo a creare massa critica di utilizzo di questi kit, questo sarà il banco di prova maggiore, più importante per riuscire poi ad affinarli e migliorarli. Poi, per concludere il giro delle domande, passare poi, siccome credo che siano i tempi, al tema dell'usabilità. C'è una domanda interessante sul kit per la rilevazione del livello di soddisfazione degli utenti, un tema molto bello, non è in roadmap in questo momento, ma semplicemente perché non possiamo fare tutto. Nel senso che quando abbiamo iniziato al team digitale a lavorare su questo progetto eravamo in due, adesso siamo qualcuno in più, ma ovviamente non possiamo coprire tutti gli aspetti. Questo però sarebbe un argomento, sicuramente me lo sono segnato, da discutere prima di tutto in comunità. E rilancerei dicendo se esistono già esperienze, quindi se voi avete dei test di soddisfazione fatti in modo corretto dal punto di vista metodologico ed efficace, mettiamoli a disposizione parliamone sul forum e mettiamoli a disposizione. E diciamo che con questo il tempo è, direi, scaduto, quindi passerei credo, la parola a Michele e Salvatore per l'ultimo modulo. Lorenzo, sì, su questo ti segnalo una cosa che in realtà ha già segnalato uno dei partecipanti, che il Dipartimento della Funzione Pubblica alcuni anni fa aveva realizzato un manuale nell'ambito di un progetto che si chiamava Cantieri PA, dedicato proprio alla customer satisfaction. Magari proprio per evitare di rifare le cose da capo, potrebbe essere utile partire da quel manuale, che era abbastanza completo e ricco, pensandone a una versione più dedicata al web, cioè come declinare quelle linee guida per il web. Potrebbe essere un modo anche per riusare non solo il software, ma riusare anche i lavori fatti in questi anni nella pubblica amministrazione. È esattamente il nostro spirito. Sul forum forum.italia.it c'è una sezione dedicata al design, c'è un thread dedicato alla ricerca con gli utenti. Se qualcuno ha la voglia di darci una mano e già mettere il link di questa cosa, magari la analizziamo insieme e la discutiamo. Certo. Grazie Lorenzo, grazie Daniela. Sentiamo adesso l'intervento di Claudio Celeghin sul protocollo per l'usabilità. Prego, Claudio. Buongiorno, sono Claudio Celeghin, funzionario dell'Agenzia per l'Italia Digitale, responsabile del servizio sviluppo web community all'interno dell'area di trasformazione digitale. Oggi volevamo chiudere questo webinar parlandovi del protocollo per la realizzazione dei test di usabilità che è stato recentemente integrato all'interno all'interno delle linee guida di design. Come forse alcuni di voi saprà, il progetto del protocollo è un progetto che nasce qualche anno fa, coordinato da Funzione Pubblica, e che ha visto tra i più importanti partecipanti al comitato scientifico varie persone che potete trovare nelle pagine su Designer, appunto. Ed è stato quindi pochi giorni fa integrato nelle sue due versioni, perché sino a quest'anno c'erano due protocolli, uno relativo ai test di usabilità per il desktop e uno dedicato al mobile. Sono stati fusi insieme e integrati all'interno delle linee guida. Questo è uno strumento che
Poi vedremo nel dettaglio uno strumento. Prima all'inizio Lorenzo Fabbri parlava di fornire strumenti semplici e pratici alle pubbliche amministrazioni. Questo è uno strumento, se vogliamo, apparentemente semplice, però sicuramente molto pratico e soprattutto indirizzato alle redazioni dei siti web o chi è coinvolto a vario titolo nella gestione e conduzione di un sito o un servizio e vuole migliorare l'erogazione di questo servizio. Prima qualcuno in chat diceva: sì, ma qua io il mio sito non fornisce servizi. Allora forse è il caso di precisare che un servizio non è necessariamente un form online, una procedura complessa che l'utente deve compilare con l'invio di un'email, una notifica, eccetera, eccetera. Un servizio, diciamo, noi possiamo avere, semplificando molto, tre tipi di servizi: un servizio informativo, e tutti i siti delle pubbliche amministrazioni forniscono informazioni, possono essere documenti da scaricare oppure effettivamente un servizio interattivo con vari livelli di interattività. Questo volendo semplificare molto. Quindi, e poi ci terrei a precisare anche un'altra cosa, che il servizio, quello apparentemente più semplice, cioè il servizio informativo, è in realtà quello che presenta molto spesso il maggior livello di criticità, perché in tutti i test che noi abbiamo sviluppato, che abbiamo effettuato, abbiamo notato che alla fine è la comprensione del testo quella che è l'elemento più critico, insomma, l'elemento più critico del servizio. Andiamo innanzitutto a definire, quindi, una volta visto il servizio, che cos'è, capiamoci anche su cosa vuol dire usabilità. Anche qui ne do una definizione volutamente semplificata, però l'usabilità intende misurare il fatto che io possa raggiungere o meno un obiettivo in un determinato contesto. Quanto tempo, quanto effort impiego per raggiungere questo obiettivo, ad esempio trovare un'informazione, come si diceva prima, e la gradevolezza e la soddisfazione soggettiva che ho nell'avere fruito di quel servizio e di questo sito. Se vogliamo una definizione più formale, possiamo andare a vedere come lo definisce l'ISO. Il grado in cui un prodotto può essere usato da particolari utenti per raggiungere certi obiettivi con efficacia, efficienza e soddisfazione d'uso. Questo ci tengo a definirlo perché molto spesso usabilità è ancora un concetto un po', che si confonde, con quello di accessibilità, dove io invece nel caso di accessibilità, mi riferisco alla correttezza del codice HTML, del CSS, affinché anche soggetti disabili possano fruire e trovare le informazioni. Ora, i vantaggi dell'usabilità possono essere vantaggi diretti, e cioè io innanzitutto consento al cittadino di fruire, cioè di esercitare un proprio diritto e di utilizzare servizi digitali invece di uno servizio allo sportello, un servizio telefonico. E questo per me, a pubblica amministrazione, ha un grosso vantaggio, perché mi comporta meno. Mi comporta la possibilità di poter erogare un servizio in modo più efficiente. Consente chiaramente, come vantaggio indiretto, se vogliamo, di sviluppare servizi più utilizzabili e più utilizzati dal cittadino, perché questi test di usabilità questo test di usabilità che andremo a vedere nel dettaglio fra poco, mi consente di valutare in fase di progettazione, erogazione,
e di manutenzione evolutiva, insomma, il servizio, e quindi far sì che questo possa essere sempre più utilizzato dal cittadino e di poter quindi, visto che si tratta di un servizio digitale, poter monitorare le informazioni o appunto i servizi erogati e migliorarli costantemente. Il protocollo, andiamo a vedere adesso nel dettaglio il protocollo. Mi fa piacere che mi sembra di aver visto che insomma la maggior parte ovviamente degli ascoltatori insomma ora collegati al webinar siano ovviamente pubbliche amministrazioni, università, biblioteche, comuni, eccetera. Perché il protocollo GLU, questa procedura per la verifica per fare dei test di usabilità, si rivolge proprio a coloro che lavorano nelle pubbliche amministrazioni, lavorano nelle redazioni dei siti web e non possiedono necessariamente una approfondita competenza sui temi dell'usabilità, ma questa procedura invece consente di poter evidenziare i punti critici del servizio che viene erogato dalla propria amministrazione. Descrivendo la procedura in estrema sintesi, noi abbiamo il conduttore. Insomma, il redattore, il progettista descrive, redige dei task che vengono poi sottoposti a degli utenti che vengono invitati a effettuare questi task in sede, quindi stiamo parlando per ora di task effettuati insomma, insomma, nella stessa stanza per capirci. Vengono raccolti questi dati e si evidenziano i punti di forza e di debolezza del sito o del servizio erogato. Andiamo a vedere la fase preparatoria. Diciamo ci sono tre fasi: preparatoria, esecuzione e raccolta dei dati. La fase preparatoria comporta una analisi innanzitutto preliminare del sito per evitare di fare dei test dei punti del sito che presentano evidentemente delle criticità in termini di funzionamento, cioè c'è un bug per così dire, c'è un malfunzionamento del sito, io non posso fare un test su questo sapendo che c'è qui un malfunzionamento del sito perché altrimenti mi inficia la validità del test. Ci sono due punti fondamentali affinché questo test sia effettivamente utile. E il punto 2, cioè selezionare una tipologia, un'utenza, un bacino di utenti che sono per me strategici, che per me è strategico raggiungere, che rappresentano il mio target principale, e selezionare un numero variabile tra 4 e 7, 8 utenti, non di più. E poi individuare i task, anche questo è un elemento molto importante perché se io faccio progetto e scrivo dei task che non sono essenziali, non sono, come dire, critici rispetto all'obiettivo del mio sito o del mio servizio, rischio di fare dei test sostanzialmente inutili perché non vado ad individuare invece gli obiettivi strategici del servizio che io sto erogando. Preparo poi dei moduli per una raccolta dei dati e vedremo che ci sono dei kit messi a disposizione dal protocollo. Effetto un test pilota con un collega, per esempio, per vedere se tutto funziona e poi chiamo i partecipanti. Eccolo qua. La scheda dei partecipanti, noi l'abbiamo. Questo è un kit che viene messo a disposizione dal protocollo che trovate su Designer e che consente di raccogliere le informazioni sull'utente. Noi l'abbiamo trasformato in un. L'abbiamo, diciamo, abbiamo approfittato di questo form, di questo kit per trasformarlo in un form online del sito Agid perché attualmente
ne approfitto per fare così, una segnalazione. Noi stiamo cercando delle persone che siano disponibili ad effettuare dei test di usabilità sulle applicazioni e servizi che stiamo erogando, e quindi l'abbiamo trasformato in un form web sul nostro sito agile, dove potete trovare il form, e potete eventualmente anche fornire la vostra disponibilità ad effettuare con noi dei test. Quando io passo invece poi alla effettiva esecuzione del test, che è la parte più delicata, più, insomma, la parte centrale, chiaramente devo predisporre un ambiente idoneo, possibilmente isolato, privo. Stiamo parlando di un ambiente per un test su desktop. Non devo avere interruzioni, possibilmente deve essere un ambiente abbastanza silenzioso. Poi devo diciamo una corretta interazione tra il conduttore e il partecipante. Cosa significa questo? E questo è chiaramente spiegato anche nel kit che viene messo a disposizione dal GRU. È importante mantenere una certa neutralità rispetto al successo o all'insuccesso dei test effettuati dall'utente. È importante anche che ci sia un assistente nella esecuzione del test, che prenda nota di ciascuna difficoltà incontrata dall'utente. Nel caso si faccia una registrazione audio-video, sarà necessario far firmare all'utente, al partecipante, una liberatoria. Verranno poi raccolti i dati e congedato il partecipante al termine del test. Questa è la liberatoria che viene fornita nel kit, appunto, che trovate sul sito di Designer. Vorrei dire una cosa a questo proposito della registrazione, un inciso. Se non è possibile fare la registrazione audio-video, comunque è importante effettuare un test, nel senso che piuttosto è meglio prendere degli appunti, ma non, cioè, se non è possibile effettuare appunto una registrazione audio-video, comunque sia sicuramente molto utile poter effettuare un test e prendere delle annotazioni con carta e penna, insomma, ecco, perché comunque produce dei risultati sempre molto utili. Per l'esecuzione del test, volevo anche dirvi che, ecco, è importante che innanzitutto che si crei un'atmosfera abbastanza cordiale, amichevole, possibilmente informale, tra l'utente, tra il partecipante e i conduttori o il conduttore. Ecco, una cosa molto molto importante, che più volte viene stressata, viene sottolineata nel GRU, è che non si sta valutando la capacità del partecipante a trovare un obiettivo, ma è piuttosto si sta facendo una valutazione dell'interfaccia. Quindi, paradossalmente, più errori vengono evidenziati dal partecipante e più il test risulta utile. È bene che l'utente o che il partecipante venga invitato a pensare ad alta voce. Se questo però non comporta una totale, insomma, uno sfalsamento del suo interagire con l'interfaccia del sito o del servizio. Ecco, come dicevo prima, è importante rimanere neutrali di fronte alle eventuali insuccessi nel raggiungere l'obiettivo da parte del partecipante, e poi sarà necessario raccogliere in modo strutturato i dati e un consiglio, avendone fatti parecchi di questi test con tanti siti diversi. È sempre bene calcolare circa un'ora di tempo tra un partecipante e l'altro, perché alla fine del test sarà necessario raccogliere tutti i dati, insomma, in modo adeguato. Questa è l'introduzione al test, che spiega adeguatamente tutte le indicazioni da fornire al partecipante prima
prima insomma, dell'effettuazione del test. Quindi proprio spiegato in modo molto preciso che cosa l'utente, che cosa il conduttore deve, cioè, viene suggerito cosa dire prima dell'effettuazione del test. Poi c'è la terza fase che costituisce l'analisi dei risultati. La tabella che viene fornita insomma, come kit consente di annotare i successi e i problemi riscontrati, di verificare anche il tasso di successo complessivo del sito e anche il livello di gradevolezza di questo sito. C'era qualcuno in chat prima che parlava di fornire dei kit per la misurazione della gradevolezza. Sì. Allora, dopo li vediamo nella prossima slide. Questa è la tabella che viene fornita per la raccolta dei dati, quindi c'è per ogni riga un partecipante, per ogni colonna i task che vengono affrontati, è possibile valutare quali task hanno un livello di maggiore difficoltà, insomma fare delle tabelle, fare una, come si dice, una verifica puntuale, matematica. Dopodiché io posso anche, dopo, alla fine del test vero e proprio, posso chiedere all'utente se con quale probabilità consiglierebbe questo sito, questo servizio a un amico o a un conoscente, con una scala che va da 0 a 10, quindi sostanzialmente 11 valori, dove sino a 6 è scarso, e 7, 8 è accettabile, 9 e 10 vuol dire che è sicuramente un servizio erogato correttamente ed è valido. Questo si chiama appunto Net Promoter Score e lo potete trovare come kit al link che abbiamo qui indicato. E, un altro questionario da sottoporre agli utenti al termine dell'effettuazione dei test sono in modo alternativo questo SUS, System Usability Scale, dove io sottopongo all'utente delle domande su una scala da 1 a 5 e mi può rispondere insomma, se ha trovato il sito inutilmente complesso, insomma, mi risponderà indicando dei valori. Anche se diciamo, per esperienza fatta, probabilmente il test o comunque lo strumento che ci consente di avere una maggiore adesione a quella che è l'effettiva gradevolezza del servizio è fatto tramite le domande UX Lite, perché sono domande molto, molto più semplici e che sono più adeguate forse al livello di interazione che l'utente ha effettivamente esperito durante il test. Alla fine viene redatto un report che riporterà il numero dei partecipanti, la descrizione dei task, tutto quello che noi abbiamo sostanzialmente affrontato durante i test, viene raccolto in un documento e poi discusso, sottoposto a chi insomma, ha insomma, la possibilità di effettivamente decidere la possibilità di fare un miglioramento del servizio. Ripeto, molto spesso la criticità maggiore che è stata riscontrata in tutti i test che abbiamo fatto negli anni passati, è relativa soprattutto ai contenuti, alla difficoltà di comprensione dei contenuti. Quindi, già il poter erogare, un servizio informativo, di scrittura fatta, in un certo modo, consente di, eliminare molti dei problemi di usabilità proprio da parte dell'utente. Vi ringrazio per l'attenzione e cedo la parola a Salvatore. Grazie Claudio, abbiamo ancora 7 minuti per rispondere a delle domande. Ne approfitto anche per dire che siccome molti chiedono, come dire, occasioni di approfondimento, evidentemente questo è un tema che riscuote interesse, che ci saranno nelle prossime settimane, diciamo fino a luglio, altri seminari di approfondimento, in particolare anche su questo tema.
dell'usabilità, che ricordo è nato per un'iniziativa anche, diciamo, la metodologia IGLU è nata per un'iniziativa del Dipartimento della Funzione Pubblica di Emilio Simonetti, che ha coinvolto direttamente molte amministrazioni centrali, quindi è una metodologia ampiamente anche collaudata dentro la pubblica amministrazione, o su temi che riguardano l'accessibilità, anche specifica l'accessibilità dei documenti, o aspetti che riguardano comunque il design. Direi che i vostri commenti, le vostre indicazioni sono importanti e utili perché ci aiutano anche a programmare meglio le nostre attività. Le ultime domande che forse sono rimaste un po' scoperte, forse non riguardano proprio l'usabilità in senso stretto, ma sono domande più generali. In particolare c'è ancora qualcosa che è destinata più a Lorenzo, forse, che chiede se Ferili chiede se in analogia poli strategici nazionali previsti nel piano triennale sono previsti dei poli analoghi per il design. Questa forse è più una domanda da rivolgere alle regioni, nel senso che sicuramente a livello territoriale serve un presidio diffuso. In uno dei prossimi incontri inviteremo CSI Piemonte a raccontare la sua esperienza, però forse Lorenzo può già anticipare qualcosa. Io direi che sicuramente il territorio è fondamentale perché è il luogo in cui si realizzano la maggior parte dei servizi. È chiaro che il modo in cui abbiamo costruito questo sistema consente realtà molto più strutturate della nostra, come possono essere le società in-house delle regioni o altre realtà, di avviare delle modalità di collaborazione e usare diciamo, i nostri strumenti e aiutarci anche a svilupparli e migliorarli. Quindi io prego davvero tutti su questo fronte di incoraggiare le in-house, le regioni, tutte le realtà del territorio a iniziare a utilizzare questo sistema, perché questo effettivamente risponde a questo tipo di domanda, perché iniziando a usare questo sistema CSI Piemonte, come qualsiasi altra realtà di territorio, cito questo esempio perché Salvatore l'ha fatto prima di me, e potrebbe effettivamente diventare quel soggetto che sul territorio fa esattamente questo lavoro, cioè essere un punto di riferimento di competenze anche per il design e aiutare a sua volta le realtà più piccole e occuparsi delle problematiche e le complessità del territorio. Quindi il passo successivo è sicuramente includere in questo percorso tutti i soggetti che si occupano di design e che costruiscono materialmente i servizi. Naturalmente abbiamo già iniziato a farlo perché con CSI in parte collaboriamo, con Regione Veneto e alcuni dei suoi fornitori in parte collaboriamo. Sono solo degli esempi per dire che le cose sono partite, bisogna fare molto molto di più e accelerare enormemente su questo fronte. Adesso che abbiamo una struttura centrale, cioè degli strumenti centrali, siamo effettivamente nelle condizioni di farlo. Un anno fa non sarebbe stato possibile. Oggi effettivamente questi soggetti hanno degli strumenti che gli possiamo mettere a disposizione che gli permettono di inserirsi e fare valore aggiunto. Salvatore, non ti sentiamo perché forse hai il microfono staccato. Sì. Riprendo un tema che mi è caro, che è quello del riuso, che mi sembra che in fondo il vostro modello non vada visto come un elemento isolato, ma vada visto nel contesto di tutto quello che prevede intanto il piano triennale della PA, di digitalizzazione della PA, nel senso che voi date un modello logico, poi ci possono essere degli sviluppatori che lo applicano anche in contesti specifici, su CMS specifici, Drupal, WordPress. Se c'è un modello di riuso come quello che si sta avviando, lo dico per chi non ha partecipato al seminario precedente, proprio in questo periodo sono in consultazione le linee guida sul riuso. Quel modello prevede che le stesse società che hanno sviluppato per una pubblica amministrazione un'applicazione specifica, in questo senso potrebbe essere un sito web o un servizio web, le possono mettere in riuso nella piattaforma developers. Quindi
dovrebbe essere un sistema che si alimenta, nel senso che c'è un modello, si sviluppano dei servizi, dei siti secondo quel modello, vengono messi in riuso, possono essere riusati, migliorati, altri sviluppatori possono ulteriormente contribuire. E questa è la logica, che ci dobbiamo aspettare, E Lorenzo. dal punto di vista del modello di prodotto, questo è sicuramente vero. L'altro aspetto è che questi, tra l'altro, io sto lavorando con i colleghi di Developers Italia alla progettazione, no, di questo catalogo del riuso a cui tu facevi cenno. Uno degli elementi e dei campi, perché dei dati che saranno presenti, è sicuramente il fatto se il modello che si va a mettere in riuso utilizza lo UI Kit e utilizza il Web Toolkit di Designers Italia. A quel punto il valore starà nel far evolvere questi siti, perché come sappiamo l'open source funziona quando segue una logica di evoluzione, perché le cose se non le migliori nel tempo costantemente non potranno mai funzionare. E quindi nel momento in cui il modello di sito X, che sia il sito di una scuola, di una biblioteca, che sia un sito tematico legato al turismo, qualsiasi altro aspetto, può naturalmente e deve evolvere, e nel farlo deve contribuire a Designers Italia. Per un designer che utilizza normalmente un programma come Sketch, è molto semplice oggi utilizzare la libreria di Designers Italia, la attiva, si ritrova tutti i simboli sul suo computer, inizia a lavorare, realizzerà dei nuovi simboli specifici per creare quel progetto specifico e potrà spingere di fatto invio, no? Per mandarli a Designers Italia, dove il nostro team, con la supervisione di Daniela, valuterà ogni simbolo e in molti casi deciderà di prenderlo e metterlo a disposizione di tutti gli altri. Se facciamo partire questo sistema, nel giro di un anno probabilmente cominceremo ad avere veramente un sistema consolidato che permetterà di fare la differenza nel design dei servizi pubblici. Grazie, chiedo anche a Daniela e Claudio se vogliono fare qualche commento finale prima di lasciarci, magari riattivate le webcam. Mi sembra che questo webinar ha ottenuto un notevole livello di interesse. Segnalo che per chi è entrato tardi, abbiamo raggiunto i 420 partecipanti. Per chi è arrivato tardi, la registrazione sarà pubblicata, ma non oggi. Abbiamo un problema di manutenzione straordinaria del sito eventipa, quindi pazientate fino a giovedì pomeriggio, ma lì troverete la registrazione, troverete anche i materiali presentati e comunque poi invito a seguire sempre la programmazione dei futuri webinar. Claudio, Daniela. E Claudio al Posso cominciare? microfono. Ok, mi sentite? Sì. Ok, no, rapidissimamente volevo soltanto dire che noi come Agid stiamo attivamente lavorando con le regioni, con le città metropolitane e per far sì che per far sì che queste organizzazioni si propongano come modello aggregatore di diffusione di tutti gli strumenti che vengono messi in campo da Agid, dal team digitale, voglio dire, di tutti gli strumenti di trasformazione digitale, quindi anche designer, developer e con solo loro dovranno poi avranno proprio questo compito di hub, di diffusori, ecco, dell'esperienza che loro in prima persona stanno facendo con la revisione dei propri sistemi di servizi e quindi saranno i propulsori, ecco, della diffusione di questi strumenti che noi stiamo sviluppando e condividendo con tutte le amministrazioni. Grazie, Daniela, vuoi aggiungere qualcosa? Posso solo aggiungere che se avete altre domande o discussioni c'è il canale Design Forum Italia,
su cui insomma, siamo attivi. Il canale design è suddiviso in varie tematiche, per cui chiunque è Oh, interessato direi è proprio sul microfono di Lorenzo. grazie a Lupi. Va bene, grazie, grazie a voi, grazie ai partecipanti. Allora, al prossimo evento. Arrivederci. Arrivederci, ciao.